Da quante notte dorme qua? Questa è la nona notte che ci ritroviamo di fronte alla chiesa per chiedere che le persone a bordo di Sea-Watch vengano fatte sbarcare nel porto sicuro di Lampedusa. Speriamo che nelle prossime ore si sblocchi qualcosa. Giorgia Linardi, sono le 2:15, qui ci sono una decina di persone che dormono per l'ennesima notte davanti alla chiesa di San Gerlando. Ma devo dire che di tutte le dichiarazioni che abbiamo sentito nei giorni scorsi da parte di organismi internazionali, questa in realtà è l'iniziativa più concreta e che la nave ha sentito più vicina. Queste persone, insomma, a staffetta si avvicendano sul sagrato della chiesa da quando la nave è arrivata davanti a Lampedusa ed è un gesto che a bordo è stato apprezzato perché è un gesto di vicinanza concreta e che tra l'altro si è diffuso un po' a macchia di leopardo in molte altre comunità, in tutta Italia e speriamo però che sia queste persone che quelle a bordo da domani possano dormire su un letto. Sulla barca si può stare per un po', ma non all'infinito. Io penso che qualunque essere umano capisca questa semplice cosa. Quindi è una cosa di una disumanità assurda questa. Mentre continuano ad arrivare giornalmente persone che sono magari migranti, lì ci sono dei naufraghi che rimangono a bagnomaria. E questa è una cosa bruttissima. Speriamo che sia l'ultima notte, speriamo che domani sia la giornata che finalmente porterà queste persone in un posto sicuro dove possono essere curate, seguite come si deve, come ogni essere umano merita di essere trattato, insomma, in un porto sicuro da ogni punto di vista.